Signore e signori, buon pomeriggio, edizione da remoto della puntata settimanale di Giovani Pianticelle Viola Crescono. Ringrazio Enrico Milano che mi segue e mi dà supporto in conduzione remota. Andiamo a vedere quello che è successo in una edizione allargata di Giovani Pianticelle Viola di oggi, martedì 19 di aprile, edizione martedì 19 aprile, perché soprattutto per il campionato primavera è stato un susseguirsi di incontri, molte le puntate infrasettimanali, dunque dobbiamo andare a mettere un po' di carne al fuoco e andare a ripercorrere quelli che sono stati gli ultimi accadimenti. La Fiorentina per fortuna è tornata alla vittoria contro il Torino, ha segnato come al solito il capitano Corradini. Una settimana che per noi invece era iniziata da lontano, tirandola da lontano, perché dobbiamo andarvi a dire quello che era successo intanto a Genova Bogliasco, dove la Fiorentina aveva pareggiato 1-1 dal gol di Gini, 37esimo del primo tempo, al pareggio di Bomber Corradini, dove la Fiorentina era stata messa in campo con Andonov, Biagetti, 79esimo, Frison, Krastever, Romani, 46esimo, Favasuli, Bianco, Corradini, Neri, dal 46esimo, Caiodé, Di Stefano, Capasso, 67esimo, Sec, e Garebba, dal 46esimo, Amatucci e Toci. Dunque, quel pareggio in recupero di un primo turno, dobbiamo esaminarli tutti e tre per fare poi focalizzazione finale per la classifica attuale. Allora, diciamo 10 giorni fa, l'ultima settimana di aggiornamento, Pescara-Inter 0-4, Torino-Verona 2-1, Milan-Cagliari 2-4, Lecce-Napoli 1-0, Sassuolo-Spal 5-2, Roma-Juventus 3-0, Atalanta-Bologna 3-0, appunto, Genova-Fiorentina 1-1, Gini 37, Corradini 54, Empoli batte Sampdoria 1-0. Non vi sto a dare la classifica di quel turno perché ne cambieranno 3 nel giro di 3 incontri. Allora noi dobbiamo risalire al secondo match, quello che ha visto purtroppo nell'infrasettimanale della settimana scorsa un bruttissimo infrasettimanale davvero inatteso. Fiorentina Lecce finisce al Bozzi 1-3. Il Lecce vince 3-1, ci fa un brutto scherzo. Fiorentina, che era stata messa in campo con Andonov, Frison, Corradini, Di Stefano, Bianco, Agostinelli dal 46esimo, Capasso, Favasuli, Amatucci, Caiodé dal 62esimo, Toci, 6, 73esimo, Sec, Krastev, con i gol di Deka all'undicesimo del primo tempo, Corradini 54esimo, il pareggio su calcio di rigore, ma pareggio che è durato nemmeno 60 secondi, qualcosa in meno. Borbei ha riportato in vantaggio immediatamente il Lecce, che poi l'ha chiusa con un contropiede a campo libero di Berisha circa all'87esimo. Ma non è finita lì, perché la Fiorentina per fortuna poi si è rifatta e è andata a vincere 1-0 sul terreno del Torino, 1-0 con il gol su rigore, come al solito, di Corradini a 9 dal termine, minuto 36. Questa volta Aquilani ha schierato Andonov, Caiodé, Biagetti, Krastev, Favasuli, Amatucci, Corradini, Capasso, 41esimo della ripresa, e Garebba, Sec, 27esimo della ripresa, Agostinelli, Di Stefano, 45esimo della ripresa, Frison, Toci. Il gol di Corradini al minuto 36, gli ammoniti Reali, Amatucci, Anton, Favasuli e anche Andonov a perdere un po' di tempo negli attimi finali. Allora, questo è il risultato cui deve seguire l'ultima sequela di risultati e la classifica. Lecce Juventus 1-1, Napoli Cagliari 1-2, Genoa Inter 0-4, Pescara Atalanta 2-3, Torino Fiorentina 0-1
Empoli-Bologna nel mini derby dell'Appennino 2-1, Spal-Roma 0-1, Milan-Sampdoria 1-4, tonfo del Milan in casa, Sassuolo-Verona 1-2. Allora, questa è la classifica che dobbiamo tenere di conto. Allora, Roma 61, Cagliari 54, Inter 53, 51 l'Atalanta che ci ha sorpassato, 48 la Fiorentina, che siamo quinti in classifica, 47 la Juve sesta e qui vanno i playoff, 44 Sampdoria per ora esclusa, Torino 40, Sassuolo 40, Milan 39, 39 anche l'Empoli, 37 Hellas Verona, 36 Bologna, 35 il Genoa, 34 il Lecce, 33 il Napoli, 23 la Spal, 12 il Pescara. Dunque, per fortuna che siamo tornati alla vittoria e manteniamo per adesso il piazzamento valido per i playoff scudetto. Erano state ultime due settimane abbastanza durette, avevamo perso qualche posizione e invece adesso ci siamo ripresi perlomeno il controllo del sesto posto, che vale la qualificazione per i playoff di fine stagione. Andiamo a vedere poi quello che è successo nell'Under 18, dove siamo andati a vincere a Genoa, sul campo del Genoa, per 2-1. Papalato ha schierato Tognetti, Macchi, Messini, Azzeni nella ripresa, Vigiani, salta la macchia, Marcucci, Denesh nella ripresa, Ungheria, attenzione Ungheria, entra e segnerà il gol della vittoria viola nei pressi del 90esimo, Farneti al suo posto, entra Çalhanoğlu, Gori rilevato da Nardi, Falconi, Bigozzi. Dunque Bigozzi al decimo, pareggio di Isa all'85esimo, quando sembra che il Genoa possa portarci via un punto, arriva il timbro di Ungheria al minuto 90, che ci fa salire in classifica per una serie di risultati, gli ultimi questi: Roma-Atalanta 31, Lazio-Bologna 2-2, Genoa-Fiorentina 1-2, Spal-Verona 3-5, Milan-Inter, il derby della Manunina Primavera, Under 18 0-0, Parma-Sampdoria 1-0, Ascoli-Sassuolo 1-3, Empoli-Torino 1-3. La classifica comanda anche qui da Roma, stagione, ripeto, da incorniciare per i giallorossi, che hanno azzeccato evidentemente il biennio giusto, comandano dal largo tempore il campionato primavera e comandano dal largo tempo anche il campionato Under 18. Roma 55, Torino 45, Spal 44 insieme alla Fiorentina, dunque virtualmente siamo terzi, seppur condividiamo con i biancocelesti Spallini. 41 il Parma, 39 il Genoa, 39 il Bologna, 38 l'Inter, 30 il Milan, 29 l'Atalanta, 27 il Verona Hellas, 26 l'Empoli, 26 la Lazio, 24 Sampdoria, 24 Sassuolo. Chiude l'Ascoli con 10 punti. Allora, per quanto riguarda l'Under 17, vi avevamo già dato l'ultimo aggiornamento, la vittoria a Sassuolo per 6-0. Vi ricordiamo la classifica: Bologna 46, Juventus 45, 44 il Genoa, 44 la Fiorentina, siamo terzi a pari merito con il rossoblù, 37 Sampdoria, 35 l'Empoli. Poi andiamo a vedere di ricordarvi, perché non si sono giocati nel turno scorso i campionati Under 16, Under 15 e anche Under 17. Nell'Under 16, ricordo, erano gli ultimi due match, le coppiole con la Ternana. Nell'Under 16 avevamo travolto i rossoverdi 6-1 per una classifica che vedeva, anzi vede ancora, il Bologna 48, Sassuolo 34, 33 la Fiorentina in terza posizione, 31 la Spal e 30 l'Empoli, mentre nell'Under 15 andò Maluccio, era il testa coda, la prima contro l'ultima. Ebbene, Fiorentina Ternana finisce sorprendentemente 1-1, ricordate i gol di Pisani e subito dopo di Montenegro, per una classifica che ci vede ancora a capolisti 40, ma un punto solo di vantaggio sull'Empoli 39, Bologna 38, Sassuolo 28,
Ternana 19, Parma 18, Spal 17, 16 Pisa, 15 Perugia e 11 Ascoli. Allora, questo è il nostro resumé settimanale, anzi infrasettimanale, di calcio viola, giovani, pianticelle viola crescono. Noi vi ringraziamo, ringrazio l'amico Enrico Milano che mi ha supportato e vi ha fatto vedere tutte le foto degli incontri interni della Fiorentina Primavera a cura di Giacomo Morini. Adesso vi lascio con vi faccio i saluti, ma vi prego di rimanere con noi. Noi chiudiamo qui l'emissione, che poi va raddoppiata sui nostri canali interattivi Facebook e YouTube. Chiudiamo qui, l'appuntamento è a martedì prossimo, però subito dopo, quando parte la sigla, rimanete con noi perché arriverà la sintesi di Torino-Fiorentina e anche le sintesi degli incontri precedenti casalinghi della Fiorentina che non vi avevamo fatto vedere. Per cui ringrazio ancora Enrico Milano che adesso si rimette all'opera. Il nostro appuntamento è sempre per ogni martedì. Da Stefano Ballerini che sia la migliore settimana possibile. Mercoledì c'è Juventus-Fiorentina di Coppa Italia e poi andiamo a giocare a Salerno, Fiorentina che ci sta facendo sognare. Puntiamo forse sorprendentemente ad andare a giocarci l'ultimo incontro in casa contro la Juventus. E i ragazzi di Mister Italiano continuano così, credo che in quell'ultimo incontro potrebbe ballare addirittura un posto in Coppa Campioni, ma è roba che non dovrebbe fare per noi. Noi ci accontenteremo di poter viaggiare e andare a garantirci l'Europa League, l'Europa che conta. Però voglio dire, se poi i numeri ci potessero corroborare, chissà cosa succederebbe in quell'immediato pre Fiorentina Juventus dell'ultima giornata di campionato. Da Stefano Ballerina a voi tutti la più cordiale buonasera, forza viola, e linea che torna alla mia programmazione.